Il titolo ebraico dei libri delle cronache sarebbe Le parole o i fatti dei giorni. Il titolo greco, nella traduzione dei 70, Paralipomeni, vuol dire le cose che sono state lasciate da parte. Quindi qui l'autore sacro e chi con lui viene a contatto con questa sacra scrittura è invitato a compiere un percorso di recupero. E anche noi, appunto accostandoci a questo brano, possiamo compiere questo percorso per recuperare le cose, le parole della nostra vita, i fatti che forse abbiamo dimenticato, che abbiamo lasciato da parte, che non siamo riusciti a raccogliere e a significare. Il Signore ci invita invece a guardarci indietro, soprattutto a guardarci dentro e a cercare di scoprire più in profondità tutto il senso di quello che ci succede, di quello che ci portiamo dentro, il senso nascosto nel nostro cuore, lì dove Lui abita, dove Lui ha costruito il suo tempio, la sua casa. Casa, che viene tradotta in italiano con tempio, perché appunto un po' la tematica fondamentale dei libri delle cronache è quella del tempio, cioè viene ripercorsa tutta la storia della monarchia da Davide su fino alla deportazione a Babilonia, con un'attenzione particolare al luogo santo, appunto al santuario costruito da Salomone a Gerusalemme sul monte Sion, come luogo centrale, luogo della presenza di Dio e luogo dell'incontro dell'uomo col suo Dio, quindi il luogo per eccellenza della relazione. Ed è qui che entra in gioco la crisi che poi porta appunto all'esilio, alla lontananza, così come nella casa del nostro cuore entrano in gioco le nostre crisi, tutte le nostre lontananze, tutti i nostri esili, tutti i nostri smarrimenti. E questa parola, così anche nella sua durezza in certe espressioni, vuole aiutarci ad incontrarci con queste parti di noi più sofferenti, con le parti di noi esiliate a Babilonia. Ma appunto è importante tenere presente questa parola, questo termine, la parola casa, santuario, il santuario di Gerusalemme, e come contrapposizione a questa realtà Babilonia. Però è chiaro che Babilonia non è per noi un luogo fisico, ma dentro questo simbolo, dentro questa immagine, appunto è nascosto il mistero della nostra rinascita, della possibilità che ci viene data di ritornare o di risalire, perché salire è un'altra delle parole chiavi di questo brano, perché appunto è l'ultima parola nell'ultimo versetto. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga, cioè salga a Gerusalemme, ritorni a Gerusalemme.
E anche per noi è preparata una risalita. Ecco, però appunto è importante prima prendere contatto il più possibile con la nostra condizione appunto di esilio, di smarrimento, di discesa. Prendere contatto con questa realtà spirituale che è Babilonia. Babilonia, in ebraico si dice Bavel, che appunto è una parola sumerica, assiro-babilonese, che vuol dire porta di Dio, porta del Dio, della divinità. Però nella lingua ebraica ogni singola lettera è significativa e porta in sé il mistero di Dio. Se la leggiamo al contrario, Babilonia diventa la parola cuore. Cuore nella forma più ampia. Anche questa è un po' una caratteristica di alcune parole ebraiche che hanno una forma breve e una forma più ampia. E anche cuore, appunto, si dice in due modi, lev oppure levav. E questa forma più lunga, levav, è il contrario di Bavel, Babele, Babilonia. Il cuore, lo sappiamo, nella Sacra Scrittura è il simbolo della totalità dell'interiorità dell'uomo. Quindi viene a significare le sue emozioni, la sua volontà, i suoi pensieri. È tutta l'interiorità della persona umana. Il re dei Caldei, oltre a portare a Babilonia tutti gli oggetti del Tempio, i tesori del Tempio, oltre a incendiare il Tempio del Signore, a demolire le mura di Gerusalemme, a dare alle fiamme tutti i palazzi e a distruggere tutti i suoi oggetti preziosi, oltre a tutto questo, deportò a Babilonia gli scampati alla spada che divennero suoi schiavi. In ebraico il verbo appunto condurre in esilio ha due significati, appunto un primo significato così immediato, appunto esiliare, portare in terra straniera, ma la stessa radice verbale vuol dire anche denudare, spogliare, rivelare però anche, quindi
portare alla luce, strappare dalle tenebre, vuol dire in particolare anche aprire gli orecchi, togliere il velo dagli occhi. Allora capiamo bene che anche le nostre esperienze di smarrimento, di discesa, i nostri esili a Babilonia, anche appunto forse le stagioni più dolorose del nostro cuore, in realtà possono diventare davvero un'opportunità di grazia, di misericordia, perché è proprio qui, è proprio in queste situazioni anche dolorose che il Signore compie il miracolo del suo rivelarsi a noi, del suo venirci incontro, ma forse ancor prima il miracolo del rivelare noi a noi stessi. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo.